Salve a tutti ragazzi, bentornati al canale di ToxicGamer88. Oggi riprendiamo con Misao. Allora, nello scorso video ci eravamo lasciati a fare conoscenza dei nostri nuovi succubi della maledizione. Adesso vediamo se mi ricordo i tasti. Fa attenzione agli spiriti, bla bla bla, ok. No, attualmente non devo fare un cazzo. Ok, usciamo da qui. Cercherò di dare anche personalità ai nostri eroi, all'anzi, la nostra eroina. Così. Ok. Qui si può fare. Vediamo cosa c'è. Sangue, tanto per cambiare. Welcome in Japan. Il diario del preside. Vabbè, X è nuvoloso, sarebbe la data. La chiave dell'uscita d'emergenza è caduta dal vaso, qualcuno la prenda. Ok, qui c'è altro. Hai trovato una parodia dell'estero. L'ho scapigliato dagli occhiali rotti. Sì, leggiamo. E lo scapigliato dagli occhiali rotti disse: grazie per le buone caramelle, Jack. Ti darò il potere di maledire la gente. Bella cagata. Cavolo, quanto vorrei delle caramelle. Questo scapigliato mi sta facendo venire fame. Che cazzo c'è? Siamo in un posto pieno di lasciamo perdere, sono giapponesi. Ok, leggiamo. Esploriamo il tutto. Posso? Posso? Una fioriera, niente di strano. Ok, vediamo qui cosa c'è. Assolutamente. Un vaso è fissato al tavolo. Ispezionarlo. Fa niente. Vabbè, ispezioniamo. Oh! Che cazzo è successo? La spina di una rosa di appunto. Il veleno scorre nel corpo di Frigida. No, ma dai, siamo morti, ragazzi, sicuro. Urco. Cioè, scusate. Continuo. Cioè, non l'ho capito. Allora, sappiamo che in quella cosa non ci dobbiamo andare, però dobbiamo ritornare a rileggere almeno questo. Il diario del preside, va bene. Un attimo, la chiave di emergenza è caduta dal vaso. Qualcuno la prenda. Ok. Allora, vabbè. Ci stava. Qui non ci possiamo andare. Andiamo qui. Esploriamo tutto. Come è giusto fare. Continuiamo. Allora, risaliamo. Cioè, ma dai, non è possibile che uno crepa per un... Ok, non ci vado. Andiamo dalla nostra amica Yukina, era Frigida, Ayaka, grazie a Dio sei salva. Frigida, arrivi giusto in tempo. Abbiamo la nostra casa, mamma mia. Siccome non c'è nessuno, possiamo guardare nella scrivania del signor Sota. Oh, andiamo, non abbiamo tempo. Guarda che succede alla scuola. Guarda, il cassetto di sopra, pieno di lettere d'amore per il signor Sota. Un attimo, ragazzi, devo fare vuoto mentale per ambientarmi con questa mentalità. Chi osa inviare lettere d'amore al mio signor Sota? Scopriamo cosa hanno scritto. Ayaka, questo non è importante ora, quindi andiamo al sicuro. Neanche per sogno, ora o mai più. E non ho guardato neanche il cassetto di sotto. A te non importa, ma a me sì. Va bene che me ne importa. Ok. Hai fatto? Ti amo tanto, professore. Voglio lavare le tue mutande. Non la capirò mai questa cosa giapponese. Chi ha scritto questa signor Soda, questa stupida lettera? Vediamo che c'è alla fine. Dalla tua studentessa preferita, Ayaka, il cuoricino. Che figura di merda, che figura di merda. Ok. Allora, il fatto che i giapponesi amino questo fattore mutanda, beh, a me fa schifo, cioè. Stanza dello... Ho visto qualcosa tipo dentro. Ok, l'ultimo no. È bloccato. Eh no, dai, vabbè ragazzi, volevo vedere se dopo che... Dopo aver parlato con Ayaka mi faceva cambiare qualcosa. Ma adesso ci rifacciamo tutto il dialogo tipo... Vai, veloce, 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 via, 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 via. Ok. Andiamo avanti. Certo che giocare con le freccette direzionali piuttosto che col WASD è veramente strano. Un distributore automatico, comprare del succo. No, no, compriamo, sì. Ma Frigida non aveva monetine, il distributore non voleva cambiare le banconote. Cazzo. Leggiamo qui.
adorna questi posti. Allora signora, sono dovuto andare a prendere carta e penna, quindi rileggiamo tutto. Mamma mia, non mi ci trovo giù. Adorna questi posti. Quindi, per adornare significa che devo metterci qualcosa. Quindi, presumo dei fiori, cioè, adornarli in che modo? Vabbè, io mi segno soltanto... Allora, 1, 2, 3, 4, 5... Vabbè, faccio a modo mio. 5C... 4A e 2B. Perfetto. Ok, proseguiamo subito. Così almeno già l'ho segnata. Adesso dove andiamo? C'è niente in questo armadio? No. Ho trovato una mazza. In che senso? Cioè posso utilizzare... Dov'è il menu? Non trovo il menu. No, partita salvata. Non volevo salvare, volevo soltanto il menu. Ah, eccolo qui. Oggetti. Ah, così è equipaggiata. Bene, non si sa mai ci si... Non sapevo che si poteva combattere. Allora, qui siamo nell'infermeria. Vediamo cosa c'è. Un diagramma per la dissezione umana. Inquietante e ti fissa. Niente di strano, naturalmente ho mille interruzioni oggi, ed è la cosa che non mi piace, ma comunque, qui siamo nell'infermeria, cosa c'è qui? Niente di strano, vabbè, allora, ah, vediamo, cioè, è una testa, boh, non lo so, ha le convulsioni, in che senso ha le convulsioni? Cioè, è una testa, ha le convulsioni. Non lo so. Andiamo avanti. Qui c'è qualcosa che veramente non va. Allora, esploreremo questo piano. Andiamo nei bagni. Prima in quello degli uomini. Vediamo. Un estintore. Non ci serve. Bleh. Ok. Ah, qui c'è il nostro compagno. Ah, vai via. Oh, Tome. Tome, aiuto. Mio Dio, stiamo per morire, ragazzi. Bleh. Ha detto prevede il futuro. Devo salvarla. Mi serve qualcosa per allontanarlo. Guarda caso ne abbiamo anche la mazza. Come qualcosa di più forte. Ok, prendiamo l'estintore. Mamma mia, a colpi di estintore, ragazzi, è morta. Vabbè. Satana, no. Adesso fagliamo te. Come ho osato fare questo Sodome? Prendi questo, mamma mia. Guardate la proaggine di Frigida. Non sono riuscito a salvarti, scusami tanto. E qui chi c'è? Morto. Benissimo, ok. Io do una botta di salvataggio veloce. Non posso entrare qui. Però non capisco perché abbiamo dovuto utilizzare l'estintore e non la mazza. Lì ho visto qualcosa nella porta più avanti. Però prima andiamo nel bagno delle femmine. Vediamo se c'è. Lì c'è qualcuno che ha avuto il ciclo. Va bene. Ok. E qui niente. E va bene. Andiamo un pochettino avanti. Vediamo cosa troviamo. E qui che cazzo. Siamo morti, vero? Hanno fatto una spremuta di frigide, ragazzi. Continua. Ah, vabbè, siamo arrivati qui. Vediamo se devo rileggere le stesse cose. Beh, il fattore che se crepi riparti dall'ultimo salvataggio, tipo alla velocità della luce, va benissimo. Ok. Lì c'erano persone, non ci andrò. Andiamo qui sulla destra, poi saliamo anche su. Ok, qui non c'è niente. Qui. Ok, leggiamo qui. Non mi fa leggere. Arriva qualcuno? Oh mio Dio. Ah, bene. C'è uno con una spada, motosega, qualunque cosa sia, ci vuole fare male. Va benissimo, andiamo. Quel tipo stava trasportando una motosega. Sarei piuttosto in difesa se mi inseguisse. Vabbè, noi gli diamo un po' di mazza nei coglioni e buonanotte. Adesso qui dove siamo? Aiuto! Oh mio Dio. Ah, vediamo, questo che cos'è?
Un poster che classifica i migliori alunni della classe seconda A. Bruno Goldman, vabbè, bla bla bla, per ora non ci serve, almeno credo. Qui cosa c'è? Ho sentito. Ah, qui c'è la bulla di classe. Frigida, aiutami. Che fa, l'aiutiamo? L'aiutiamo? Mancano. Ma perché non prendermi in giro quando esco di qui? Giuro che... E muore. Che cazzo è successo? Frigida non si aspettava lo squillo del telefono. Colpì il muro per lo spavento ed esalò il suo ultimo respiro. Che minchia è? Ma che vuol dire? Continuiamo. Cazzo, di nuovo dal bagno. Facciamo veloce. Uff. Qui non ci vado, qui nemmeno. Apriamo questo, andiamo avanti. Cioè, ma voi vi rendete conto che una è morta per uno squillo del telefono? Io posso fare un salto dalla paura, ma... È una reazione del corpo, ma proprio un salto fisicamente di un metro. No, e vado a sbattere poi contro il muro. Va bene, va bene. Ragazzi, le cose che già ho letto non le rileggo, quindi... Vabbè, stavolta l'aiutiamo a Yoshino. Comunque, vicino al telefono, no. Aiutami. Aiutiamolo. Vorrei aiutarti, ma non fai altro che maltrattare le persone. Cosa? Che cosa c'entra? Se prometti di non maltrattare più i deboli, ti aiuterò. Cioè, voi immaginate uno con una faccia così a cazzo di cane che dice: se tu non maltratti più le persone, io prendo e ti aiuto, ma la prossima volta ti ammazzo. Va bene, accidenti, certamente, non lo farò. Aiut Adesso aiutami, tornerà se non fai presto. Chi? Ok. Ah, è qui, mamma mia. Ah, l'uomo con la motosega. No, non voglio essere una cava da laboratorio. Se mi trovo infinita, devo nascondermi. Dove posso nascondermi allora? Proviamo qui. No, qui non ci posso andare. Però lì c'è un cadavere. Non l'avevo manco esaminato. Il cadavere di un uomo con lo stomaco squartato. Sembra che ti ci possa nascondere. Ti nascondi, certo. C'è uno con la motosega, cioè, non indugiamo oltre. Ti prego, non vedermi. Cos'è quel suono? No, fermo! La sta violentando con una motosega. No! Io non ce la faccio a fare così, ragazzi. C'è da impazzire. Ok, cos'è successo? Sembra che il mostro se ne sia andato. Ah. Che schifo, sono ricoperta di sangue. Devo lavarmi da qualche parte. Mica pensa che la sua compagna di classe è stata aperta in due da uno con una... No, quello no. Però è sporca di sangue, si deve andare là. Qui c'è un Pikachu. Che cos'è? La capsula contiene qualcosa di sconosciuto. Disabilita la capsula. Ma disabilitiamo. Tanto non credo. È puccioso, non è cattivo. Vediamo. Vabbè. Salviamo con quello veloce. Una sorta di meccanismo di controllo. Attualmente non ci serve. Qui cosa c'è? C'è un dispositivo di controllo sulla capsula. Attivarlo. Proviamo. Però ci vuole il disco d'avvio, noi non ce l'abbiamo. Qui cosa c'è? Lì vedo. Dove sto guardando con il personaggio. C'è un qualcosa di strano. Aspetta, però. Voglio provare una cosa. Vedete sto Pokémon? Se io lo attiro tipo qua. Dal telefono. Lui muore. Secondo voi, perché voglio provarci, aspetta. Vediamo. Dai. Dai. Oh mio Dio, è morta la zucchina. Ecco che cosa, una zucchina. O una melanzana, non lo so. È svenuto. Però lì c'è un libro che non ho letto, vediamo. Le mandragore di sale. Ah, allora è tipo una pianta. Le radici producono sale che poi si è raccolto sfregandolo. Si arrabbieranno se le si sfrega quando sono sveglio. Quindi è consigliabile farlo quando dormo. E io nemmeno l'avevo letto questo. E vabbè. Quindi è svenuto. Sì. Adesso abbiamo raccolto anche il sale. Perfetto. Andiamo avanti. Un altro pochettino. Beh, vorrei andare a salvare normalmente, però. Dettagli. Allora, abbiamo trovato il sale, lì c'era l'infermeria, abbiamo fatto questo primo giro. Qui pieno di sangue, qui non credo ci possiamo lavare. Andiamo un altro pochettino avanti e poi ci salutiamo, ragazzi. Altro mondo, abisso. Vediamo qui se c'è. Nel pozzo
Di sicuro i giapponesi o ci mettono acqua o bambini, ma è probabile bambini. E qui che cosa c'è? Macigni. Però c'è il segno del minore, il trattino, macigni, minore, maggiore. No, a colpi di mazza, ragazzi, ma... Aspetta, però... Io salvo. No. Ragazzi, visto... Ho premuto per sbaglio la freccetta sulla parete. Cioè, così ho fatto, ve lo faccio vedere. Ero qui. Ecco. All'improvviso mi ha trovato questa uscita. Vediamo adesso dove ci porta. Botta di salvataggio. Beh, credo che qui mi possa pulire. Vediamo. Credo proprio di sì. Vabbè, esagerato. Cioè, hai lavato via il sangue. E si è aperta una porta, ragazzi. Salviamo. Non so dove sto andando. Hai trovato una parte di ragazza. Mi sa, ti ho trovata. E ho ottenuto testa. Che vi avevo detto, ragazzi, c'era qualche cosa. Comunque, visto che avevo trovato la testa di Misao, adesso vado a salvare. Tipo al volo, tipo subito. E ancora non sono nemmeno riuscito a trovare quella ragazza che si chiama libreria. Vabbè, dettagli. Però l'intuizione del che nel pozzo ci nascondevano bambini e cose varie era giusta. E qual era la strada? Questa? Sì. Perfetto, fai attenzione, gli spiriti potrebbero nascondersi ovunque. Allora, cosa vuoi? Salva. Ok. Perfetto. Quindi, ragazzi, termino qui questo video. Oggi, tra botte di culo, interruzione e tutte le cose, diciamo che siamo andati bene. Noi ci vediamo con il prossimo video. Mi raccomando, mettete un bel mi piace e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!